abbraccio. Dalla parrocchia Maria Madre della Chiesa trasmettiamo musica e parabole, incontri e riflessioni sulla parola di Dio. Questi della vita. L'ultimo appuntamento, questo di stasera, riguarda la povertà.
prima di povertà trovate un termine, forse se magari qualcuno può pensare non adatto alla povertà, la pornografia della povertà. Ci sarà una lettura, anzi una testimonianza che spiegherà molto bene questa espressione. E allora vi renderete conto come non ci sarebbe stato così titolo più azzeccato. Credo che parlare di povertà oggi è molto scomodo. È comodo per chi dalla povertà si arricchisce, pensiamo tutti quelli che sfruttano i poveri, ma non soltanto sul suolo italico, pensiamo a quelli che sfruttano i poveri con i barconi, con le ONG, con tutto quanto quel sistema di vita, anzi di non vita che oggi viene proposto. La povertà di cui si parlava 40 anni, 50 anni fa era quella del terzo mondo, oggi c'è un quarto mondo, un quinto mondo che è arrivato anche presso di noi, ma ci sono i nostri poveri che ci sono sempre. Anzi, c'è una bella espressione che sentiremo proprio il Giovedì Santo, quando Giuda andrà a dire a Gesù che sta per tradirlo, glielo fa capire, ed uscirà fuori nella notte, e Gesù dirà che i poveri saranno sempre con noi. Ed è vero questo, i poveri sono sempre con noi. Ci sono quelle facce della povertà molteplici, anzi facce che si rinnovano ogni giorno. Ecco perché abbiamo voluto dedicare l'ultimo impegno di questo cammino quaresimale proprio alla povertà. Avremo modo di rifletterci insieme. Lascio la parola a Sergio che ci fa adesso l'introduzione. L'ultima cosa, i canti che abbiamo scelto, c'è un canto che forse conosciamo tutti quanti perché qualche volta l'abbiamo cantato qui in chiesa, se un uomo ha fame la ci sei tu. C'è un ritornello curioso, c'è sempre qualcuno che paga per tutti, ed è vero questo. Poi ascolteremo un canto che abbiamo recuperato da una memoria storica, un canto quasi passato inosservato, si chiama Uno in più, era un canto forse del periodo oscuro di Lucio Battisti, infatti l'aveva fatta cantare ad un altro cantante, poi lui l'aveva ripresa. Ci è piaciuto il testo, l'abbiamo recuperato. E termineremo con un canto di John Baez. In italiano ha un titolo un po' curioso, Laggiù nel buio. Si parla di gente che è in prigione. Sergio poi ce ne darà una lettura critica proprio alla fine, prima di cantarlo. I poveri li avrete sempre con voi, dice Cristo. E sentendo questa frase ci viene spontaneo pensare alle varie forme di povertà che esisteranno ancora anche quando tutti avranno ormai il necessario per la sussistenza materiale. Ma non dobbiamo correre troppo, perché di poveri, nel senso primitivo del termine, ce ne sono ancora, anche nelle nostre città dell'opulenza. Per non parlare di quelle numerose nazioni che si trovano in stato di miseria e le cui ricchezze sono tuttora concentrate in mano a pochi. Se i poveri non li vediamo, poi, siamo in colpa, perché o non abbiamo gli occhi per vederli, o viviamo sempre e solo tra di noi che non manchiamo di nulla. Se un uomo ha sete, ma ci sei tu. Se un uomo soffre, ma ci sei tu. Se un uomo cade, ma ci sei tu. C'è sempre qualcuno che paga per tutti. C'è sempre qualcuno. C'è sempre qualcuno che paga per tutti, c'è sempre qualcuno. Se un uomo piange, là ci sei tu. Se un uomo ama, là ci sei tu. Se un uomo prega,
sei tu. Se un uomo muore, là ci sei tu. C'è sempre qualcuno che paga per tutti. C'è sempre qualcuno. C'è sempre qualcuno che paga per tutti. C'è sempre qualcuno. Dal Concilio. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini del nostro tempo, soprattutto dei poveri e di quelli che soffrono, sono anche le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E non vi è nulla di veramente umano che non trovi una eco nel loro cuore. Da un discorso di Salvatore Allende. Più della metà dell'umanità vive in condizioni infraumane. Noi, poveri poveri, popoli poveri, sovvenzioniamo con le nostre risorse e il nostro lavoro la prosperità dei popoli ricchi. Quest'ordine economico, finanziario e commerciale, così pregiudizievole per il terzo mondo, è difeso con tenacia infaticabile dalla maggior parte dei paesi ricchi, precisamente perché vi trovano il loro vantaggio. Il Salmo 146 è la preghiera comunitaria che adesso noi esprimiamo. Come sempre la faremo per cori alternati. Loda il Signore, anima mia. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Scriveva il Cardinal Pellegrino, riferendo una frase di Padre Sorge. Ovviamente, scegliere i poveri vuol dire, nello stesso tempo, cessare da quei rapporti privilegiati, eventualmente instaurati, con i ceti sociali più abbienti. Questa osservazione dovrebbe spingerci a ogni livello a un serio esame di coscienza e a una scelta più vicina al Vangelo. Una voce sta cantando, ma son pochi ad ascoltare. I gabbiani stan gridando per poterla soffocare. Altre voci piano piano stan crescendo da lontano. Se quel canto vuoi seguire, puoi cantare. E così tu sarai. Così tu sarai.
conosciute. Siamo in tanti a camminare con le lacrime negli occhi, con il sole dentro il cuore. Se sei stanco di lottare, vieni qui a riposare. Se non sai più cosa fare, puoi cantare. E così tu sarai. Stanco di lottare, siedi qui a riposare. Se non sai più cosa fare, puoi cantare. E così tu sarai. Sul gozzo e non riesco proprio a trangugiare. È l'enorme spreco che voi fate della parola poveri. A noi, borghesi intellettualoidi di sinistra, i poveri stanno bene come sono, stanno bene nella loro cornice folcloristica, posti lì a decorare la nostra vita, come soprammobili. Noi ce la prendiamo tanto con i padroni, gli sfruttatori, quelli la cui ingiustizia si rivela alla luce del sole, e non ci rendiamo conto dello sfruttamento che ne facciamo noi quando riduciamo il povero a merce di consumo per la nostra coscienza, a pastiglia tranquillante, a pattumiera, per gettarci dentro le nostre nevrosi e le nostre contraddizioni. Di fronte alla sofferenza dei poveri, cerchiamo di non soffrire troppo, ma di lavorare, di darci sotto, di rimetterci di persona, di combattere con le unghie e con i denti, finché non saranno consumati. E quando saranno consumati, a combattere e lavorare senza di quelli. Il vecchio motto «basta con le chiacchiere» è sempre valido. Penso che il cristianesimo sia per me una grande fregatura. Se lo accetti, non ti è più possibile uscirne. Se veramente avremo messo Cristo al centro della nostra vita, dobbiamo essere disposti ad abbandonare tutto. La pornografia della povertà è il modo di presentare i poveri per suscitare la compassione di tutti. Ci vengono presentati i bimbi soli, ignudi, che ci guardano, donne povere che offrono il seno ai loro piccini, vecchi curvi,
uomini in carta pecoriti, seduti per terra, come esseri senza speranza. Mani aperte che si tendono per chiedere, poveri che consumano il cibo appena ricevuto. Le fotografie di questo tipo non mancano. È una sconcezza. I poveri non sono così. Se si presentassero i poveri e i miserabili di oggi, come essi sono in realtà, susciterebbero invece un sentimento di paura. Gesù non dichiara beati i poveri perché la miseria sia una cosa desiderabile, ma perché se il suo messaggio si diffonderà, se i cristiani faranno sul serio, inizierà nell'umanità la vera uguaglianza fondata sulla dignità dell'uomo e sulla giustizia. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». Bene, abbiamo terminato questa prima parte con le beatitudini che tutti quanti conosciamo. Questo è il momento del confronto, del dire che ne pensiamo, nel dire anche da che parte stiamo. Questi giorni si è fatto molto parlare di terrorismo, ce lo ricordiamo, no? Interviste di terroristi, voi direte che c'entra con la povertà? Voglio raccontare un fatto. 40 anni fa le Brigate Rosse sparavano e stritolavano tutte e due le gambe di un poveraccio, non era un avvocato, non era un industriale, non era un magistrato, era uno che si interessava, Iaia si chiamava di cognome e si chiama ancora perché è vivo, e che si interessava dei poveri. Lui raccoglieva quello che poteva per darlo ai poveri delle periferie. La domanda: perché spararono proprio questo? Che c'entrava con la politica o con l'idea sovversiva? Perché dava fastidio, perché quel tipo di azione verso la povertà, così come la intendeva Iaia, dava fastidio alle Brigate Rosse. Loro erano per la rivoluzione, non per aiutare chi aveva bisogno. Questo è un episodio che molti non ricordano, non conoscono, perché non ha fatto nessuna notizia. È soltanto una di quelle piccole notizie che vivono quelle famiglie che sono state toccate da questa situazione di stragismo, che non sono uscite sui giornali, perché, ma ogni tanto ritornano alla mente quando c'è qualche giornalista un po' sensibile e fa un po' di memoria storica e dice: ecco, qualcuno ha pagato perché si è interessato dei poveri, non ha fatto una manifestazione di piazza. Ecco, ho voluto proprio iniziare da questa riflessione per farci capire come in un mondo come il nostro oggi parlare di povertà è scomodo. È scomodo perché i poveri ce li abbiamo intorno, ce li abbiamo a fianco, ce li abbiamo vicino. Sono poveri anche tutti quegli studenti che non riescono, che lasciano la scuola perché non possono andare a frequentare le scuole superiori o nelle zone più di disastrate dell'Italia, anche le scuole elementari, non ce la fanno o non vogliono perché dietro di loro o davanti a loro non c'è nessuno che li incoraggi. Allora c'è questa
faccia della povertà che è poliedrica, ci sono molte immagini di povertà. E concretamente però non riusciamo a togliere lo sguardo da ciò che vediamo e girarlo dall'altra parte. Dall'altra parte abbiamo però un mondo molto opulento, molto grosso e grossolano, che ci sono le vacanze di Pasqua tra poco, ci sono i viaggi, le escursioni, le cose da fare. La povertà ce la lasciamo da parte. Ma siamo anche quelli che incentivano la ricchezza, pensiamo i cacciatori super pagati, con cifre esorbitanti, i cantanti, il cinema, no? Andare ad uno spettacolo devi pagare un sacco di soldi. E questa è un'altra immagine dello schiaffo alla povertà. Oppure la pubblicità che ci presenta automobili da 50.000 euro o anche di più, per cercare un pochettino di incentivare il mercato, perché altrimenti non cresce il PIL nazionale. Allora ci accorgiamo questa sproporzione tra l'indigenza è una ricchezza che è esagerata, da far schifo. Ecco allora come noi ci troviamo davanti, come cristiani, ma anche per chi non crede, la domanda: che fare? Stare a guardare? Certo, non andiamo a fare la rivoluzione, a sparare qualcuno, ma metterci davanti a questi fatti, a questi problemi, che sono di un'attualità esorbitante. La pornografia, quella frase che è stata letta, quella riflessione era di un prete indiano che si era scocciato di dire: ma tutte le volte che voi europei venite qui non fate altro che guardare queste immagini, ve le portate, no? Come le diverse pubblicità sulla povertà che escono fuori, no? Ogni tanto. Dice: non è quello. Se veramente guardiamo i poveri dobbiamo avere paura di loro. Ecco, ma una paura che ti fa rinsavire. Detto questo, apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire, parlare di povertà o parlare di non povertà? Lo so che c'è freddo fuori, chi vuole rompere il freddo? Prego. La società dei consumi oggi ci spinge a spendere e a comprare, perché se non compriamo chiudono i negozi e quindi abbiamo ancora più povertà. E di fronte a questo cosa dobbiamo fare? L'imprenditoria, usiamo questo termine non appropriato in questo momento, che è ricattatrice anche, è ricattatrice. Poi ancora... Che ne pensate? Tutta colpa delle multinazionali? Ci incentivano? Mario? Qualcuno deve parlare? Ma io parlo sempre. Senza ovviamente voler fare una critica, io l'avrei intestato lo scandalo della povertà, perché che in un mondo così ricco ci sia una così enorme massa di poveri è uno scandalo, ed è uno scandalo appunto perché i beni ci sono, il problema non è produrre, il problema è distribuire. E quindi i comportamenti nostri, anche singolarmente ovviamente, devono essere improntati a un criterio di redistribuzione della ricchezza, cosa che spesso si promette e mai si fa. Noi ovviamente, appunto, come diceva Don Franco, non possiamo fare le rivoluzioni, ma qualcosa la possiamo fare. Certo, anche pregare, anche ovviamente anche questo è necessario. Ma soprattutto agire nel senso di indirizzare i nostri comportamenti e soprattutto le nostre scelte a farci rappresentare da gente che senta questo problema, possibilmente che sia stato povero, perché chi non è stato povero
non sempre capisce il povero. E allora nelle nostre scelte, a qualunque livello, sociale, politico, locale, nazionale, ricordiamoci del povero quando andiamo a scegliere e scegliamo di conseguenza. Qualcuno vuole rispondere a Mario, vuole continuare in questa analisi? Piera? Mi è capitato molto spesso con i miei genitori di capire che c'è un altro tipo di povertà che somiglia molto a quella che c'era quando eravamo piccoli, in sostanza. Cioè ci sono persone che potrebbero fare qualcosa per essere meno poveri dal punto di vista di denaro, però hanno così forse una forma di invidia nascosta verso i ricchi che non riescono a superare e quindi rimangono poveri, mentre quando eravamo piccoli noi eravamo quasi tutti poveri, facevamo di tutto soprattutto con la scuola, a tirarci su, ecco. La solidarietà degli umili. E il problema è che i tempi sono completamente cambiati, è cambiata anche la logica della povertà. Allora, abbiamo visto che ci sono tanti tipi di povertà, no? C'è la povertà economica, che quando si viene coinvolti diventa una cosa indegna per chi la subisce. E uno che perde il lavoro naturalmente non è degno e quindi rimane da parte. C'è una povertà sociale, quella nella quale chi non conta niente, chi è povero, è emarginato. C'è una povertà culturale. E chi è senza questa cultura non riesce a capire la nostra società e quindi anche quello è un po' emarginato. E c'è la povertà spirituale, quella che oggi è diventata predominante perché si pensa solamente agli idoli, si pensa solamente a chi ha l'arte dell'apparire e dunque non abbiamo dei modelli, non abbiamo dei valori. Allora io credo che oggi, dopo 20 secoli, ci sia un faro, ci sia una direzione che secondo me è quella del Vangelo. Ancora chi vuole intervenire? Questo è un argomento che ci piace molto. Poi facciamo un po' di ricordi. Prego. Un secondo solo. Da una decina di anni faccio volontariato in mensa Caritas e l'anno scorso è successa una cosa gravissima per quanto mi riguarda. Io lavoro in un ente regionale e mentre portavo il vassoio ho trovato un mio collega dentro col quale lavoravamo. Ecco, l'unica cosa che mi chiedo è di stare molto più attento a quello che c'ho attorno, perché non mi ha lasciato tanto indifferente questa storia. Sicuramente. Ancora? Allora, Vanni ha detto che lui fa un servizio alla Caritas. Un giorno, andando a portare un piatto, ha trovato un suo collega che era lì alla Caritas, non per fare servizio ma per ricevere. Succede. È l'altra faccia della povertà. Poi, negli anni 60-70, molti giovani facevano le manifestazioni e se la prendevano con la ricchezza della Chiesa. Adesso lo stesso, però sotto un'altra veste. Mi ricordo una frase di Sant'Ambrogio, la manifestazione era a Milano. Sant'Ambrogio che aveva venduto tutti i calici d'oro per sfamare i poveri. Perché non fate la stessa cosa? C'era in questo striscione dei giovani di 40 anni fa, o anche di 50 anni fa, magari poi sono diventati industriali anche loro, o sono entrati nel cinema, forse, non lo so, sono diventati cantanti, non lo so, qualcosa, hanno fatto un po' di polemica. Questa è un po' una provocazione,
si è parlato degli lauti stipendi dei calciatori eccetera, noi poveri da una parte abbiamo una grande risorsa, siamo in tanti, basterebbe non guardare più, non seguire più il calcio, che almeno queste cose andrebbero perse. Non seguite più il calcio, quindi non pagate Sky. Questa sì che è una provocazione di quelle forti. Sergio, mi dispiace. E anche i gran pieni, tutto quello che è di automobilismo. Addirittura. Vediamo, signora Speranza. I poveri li avrete sempre con voi, questa frase detta da nostro Signore Gesù, e ci deve scuotere. Il fatto stesso che Lui l'abbia riconosciuto ci deve far pensare che anche noi siamo in mezzo ai poveri. Tutti possiamo essere poveri in modo diverso. Possiamo allontanarci dalla ricchezza materiale, oppure possiamo aiutare chi veramente vediamo in difficoltà. Mentre mi viene molto spesso difficile aiutare i poveri di mente. Quando mi capita di visitare o di conoscere delle persone che sprecano, non riesco più a definirli poveri. Una famiglia che stenta arrivare alla fine del mese per il cibo non si deve permettere un televisore da 700.000 euro. Questa è povertà di mente che mi dà dolore, che non riesco veramente a giustificare. La povertà può essere di tanti tipi e giustamente, come diceva Don Franco, nel corso degli anni è cambiata. Non è più la povertà dei tempi miei, che noi eravamo poveri ma non ce ne rendevamo conto, eravamo felicissimi di quel poveri ma belli, poveri vivevamo dallo stipendio di mio padre, non eravamo poveri, dice mia sorella, noi non mancava niente, c'erano quelli più ricchi di noi, però come sempre. Allora, a noi grazie a Dio non è mai mancato niente, io mi ricordo, no, non bisticciamo. Allora, parlando di povertà, io con grande tristezza ho sempre ricordato delle mie compagne a scuola, le elementari, per le quali la maestra ci chiedeva di portare un uovo, di portare qualcosa da mangiare, e dentro su queste cose noi abbiamo riflettuto a casa, ne abbiamo parlato, ci siamo resi conto di cosa tutto avevamo, invece di quante cose potevamo disporre rispetto ai nostri compagni. Io mi ricordo che queste compagne, oltre a non aver da mangiare, non avevano vestiti, avevano roba stracciata addosso, e mi ricordo era una povertà che forse oggi non c'è più a questo livello così grande, così diffuso. Ritenete che la politica si è impegnata in questi ultimi 40 anni, 50 anni a fare qualcosa verso la povertà? Abbiamo sentito una testimonianza, non so se ci avete fatto caso, la prima testimonianza che è stata letta è la testimonianza di una certa espressione di una sinistra molto borghese o imborghesita, che in fondo aveva come slogan stare dalla parte degli ultimi, la famosa lotta di classe. Che fine ha fatto? Oggi abbiamo altre forme di politica che ci promettono un reddito di cittadinanza. Ma il reddito di cittadinanza cosa significa? Che non ci saranno mai posti di lavoro, non si creeranno più posti di lavoro, perché uno è sicuro di questo? E allora che si fa? Cioè, continueremo ad incentivare quella che poco fa è stata chiamata povertà culturale, che non è andare a scuola o non andare a scuola, ma avere una visione così limitata della realtà, dove sono gli altri, vivere. Io ho dei ricordi molto freschi.
Vivere di assistenzialismo è sempre stata una delle immagini più negative che ci hanno insegnato a combattere. Non si vive di assistenzialismo, si vive rispettando la persona. Ma se oggi stiamo entrando di nuovo in questa forma, cioè che lo Stato diventa uno Stato assistenziale, oltre ai poveri già decretati, già nominati, se ne aggiungeranno tanti altri. È una mia provocazione, vedete voi un pochettino cosa ne pensate. Io volevo ricollegarmi alla testimonianza di qualcuno che ha parlato di povertà spirituale, Mi ha colpito ultimamente la dichiarazione di una ex brigatista non pentita che ha parlato del fatto di essere vittima come mestiere, una cosa terribile, cioè per una scelta di mestiere, quella di parlare del dolore subito dalle vittime del terrorismo. Un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo, lo sfregio alla lapide per la scorta di Moro. Quindi c'è una povertà spirituale di indifferenza, non so da che cosa possa essere, se ci sia dietro una qualche ideologia politica, non lo so. Comunque sia, è una cosa terribile. È la frase delle Beatitudini dove ci chiede di lottare per la giustizia sociale è uno stimolo forte per noi cristiani per non arrenderci, per lottare di più, per essere più incisivi su queste cose. Io mi ricordo che al tempo del terrorismo quasi quasi c'era una certa una certa parte della sinistra italiana che guardava non con benevolenza ma con una certa giustificazione alle cose terribili che succedevano. I fratelli che sbagliano, compagni che sbagliano. Non sono d'accordo sul reddito di cittadinanza come l'hai definito, perché il reddito di cittadinanza serve soprattutto in periodi in cui uno non sta lavorando per sostenerlo. Poi io trovo più assistenzialismo il parlamentare che ha fatto una seduta e si prende 3.000 euro al mese, cioè una persona che perde il lavoro secondo me ha diritto almeno di mangiare, è comunque una cosa che esiste in Germania, esiste in altre nazioni e funziona, poi non dura per sempre, dura fino a che uno rinuncia a un paio di due o tre lavori. E tra le altre cose, visto che gli stipendi adesso anche per i laureati sono 500 euro, col reddito di cittadinanza verrà valorizzato il lavoro, perché se mi danno 500 euro al mese non vado a lavorare per 500, giusto? Quindi mi dovranno dare almeno 1.000, perché adesso c'è sfruttamento anche dei laureati, di chi ha la cultura e di chi non ce l'ha, di tutti. Per cui, e poi un'altra cosa, per la povertà alla fine la colpa io la trovo, cioè penso che sia nostra. Abbiamo troppo il senso del possesso, siamo nati nudi e moriamo senza niente, e secondo me tutto quello che c'è in questo mondo è di tutti. Prego, grazie. No, pensavo a una riflessione sulla povertà, mi è venuta in mente questa sorta di analogia, cioè più mi arricchisco di materialità e più sento di impoverirmi di spiritualità, nel senso che facendo esperienza di vita tutti i giorni mi rendo conto che più ho e più in automatico mi allontano da quella che è una, si è parlato prima di ricchezza spirituale, cioè più cose ho e più mi sento povera spiritualmente, è un automatismo. E quindi dico che secondo me per combattere la povertà dobbiamo iniziare ciascuno di noi a rinunciare, alla rinuncia, nel senso che viviamo di troppo. Se non riesco, io dico questo, se io non riesco a rinunciare a qualsiasi cosa che è un in più e a vivere di essenzialità, credo che
tutti questi discorsi dentro di me non abbiano sostanza, non abbiano contenuti, siano vani, per cui devo iniziare in primis a viverla io, la mia povertà, nella semplicità, perché più ho e più non ho in spiritualità e in ricchezza d'animo. Quindi la povertà si combatte in prima persona. Sempre, vedete, stiamo entrando dentro quelli che sono i diversi bisogni. Visto che le campane sono già suonate, non corro quel rischio. Indubbiamente non possiamo risolvere il grande problema dei poveri, della povertà, però anche lo spreco è uno schiaffo contro la povertà. Quindi nel nostro piccolo qualcosa comunque la possiamo fare. E allora indicazioni per l'uso che ho pensato. Ecco, chiudere il rubinetto quando non serve, spegnere la luce quando non serve, accontentarci di quello che abbiamo, cioè facendo queste piccole cose e anche educando i bambini, e ritorniamo al discorso anche della volta scorsa, a non dare troppo loro anche la possibilità di scegliere. A volte i nostri bambini li troviamo anche un po' viziatelli, questo non mi piace, quest'altro non mi piace, questo... Quindi sono delle piccole cose comunque che ci educano, a mio avviso. Ecco, non perché i poveri improvvisamente così spariscono, i poveri ci saranno sempre, però da parte nostra, ecco, facciamo anche queste piccole attenzioni. Ecco. Sì, voi volete intervenire? Sì, domani. Giovanni. Questo discorso sulla povertà mi crea molti, molti problemi, molti... C'è un bellissimo libro che è stato ripubblicato da poco, di La Pira, che è della fine degli anni 40, ed è un libro che si intitola Le attese della povera gente. Chi era la povera gente per La Pira? La povera gente per La Pira era chi vive di lavoro, non erano i miserabili che non avevano, era chi vive di lavoro. Per cui io sono stato abituato a casa mia a considerarmi figlio di povera gente. Perché? Perché vivevamo di lavoro. Mamma ha avuto 9 figli, noi siamo 9 fratelli, e mamma diceva che non aveva mai ricevuto neanche un quaderno per far studiare per la scuola elementare i figli. Poi questo figlio che ha studiato, anche i più piccoli poi hanno studiato, questo figlio ha studiato perché Santa Madre Chiesa gli ha dato una mano, no. Quindi ha studiato per questo. Io ho trasmesso alle mie figlie questo concetto che sono figli, figlie di povera gente. Io sono povera gente, perché sono vissuto di lavoro. Questa è la cosa che... Ecco, questo libro di La Pira che cosa ha prodotto di molto importante? Io credo che nel nostro paese ci siano solo 2 leggi che sono state veramente rivoluzionarie. E sono 2 leggi di metà degli anni 50. E sono la istituzione delle mutue. Delle mutue. La mutua, nacquero allora la mutua della coltivatori diretti, la mutua degli artigiani, le società di mutuo soccorso originarie si erano trasformate in grandi mutue, quindi in una sanità, la povera gente finalmente si poteva curare, finalmente. E si poteva curare però amministrandosi dentro di sé. Questa cosa noi l'abbiamo trasformata nel servizio sanitario nazionale,
che è una macchina infernale. Pensate che il PIL della Sardegna, quindi il bilancio della regione Sardegna, per il 60% è speso solo nella sanità. Se ognuno di noi si fa un esame di coscienza come usa la sanità, e io credo che noi siamo tutte persone parsimoniose, cioè attente a quello che si spende, io credo che dobbiamo registrare che siamo anche noi della gente che comunque spreca nella sanità. La seconda legge importante, rivoluzionaria veramente, che ha sollevato la povera gente degli anni 50, era l'istituzione della pensione sociale, che finalmente aveva dato dignità alla povera gente. Io non so se voi ricordate com'erano le famiglie negli anni 40, quando i figli, i genitori non si potevano più mantenere con le loro forze perché non avevano mezzi, non avevano strumenti, ma i figli avevano estrema difficoltà a dare una mano per il sostentamento dei propri genitori. E allora l'istituzione della pensione sociale, la prima istituzione della pensione sociale, diede una grande dignità a queste persone anziane. E allora forse la politica deve recuperare queste, no? Queste sono le cose che bisogna fare. E poi per riferirmi alla frase di Allende, è molto datata quella frase, no? Perché noi oggi dobbiamo registrare che 3 miliardi, certo, 3 miliardi di persone, che sono i cinesi e gli indiani, fanno insieme 3 miliardi, sono due popoli che sostanzialmente sono usciti dalla povertà, soprattutto i cinesi sono usciti dalla povertà, ma anche l'India è una nazione che ormai è quasi uscita dalla povertà. La cosa interessante è questa, che chi li ha fatti uscire dalla povertà è un'economia purtroppo di tipo capitalistico, anche se amministrata da regimi non capitalistici. Non avere una pensione adeguata se sei anziano e non hai nessuno ti impedisce di andare in una casa di riposo, perché oggi le case di riposo non sono più case che accolgono i non abbienti. Se non hai una pensione adeguata, multipla, non ci puoi accedere. Un altro problema di povertà. Io penso che ci sono delle povertà che accomunano i ricchi, perché hanno costruito le loro ricchezze sullo sfruttamento e sulla corruzione e su un profitto eccessivo, e ci sono poi delle povertà che interessano anche le nostre famiglie, perché quando in una famiglia, diciamo una famiglia poi numerosa, ecco, non c'è abbastanza benessere, insomma non ci sono soldi per tirare avanti, allora c'è degrado, e c'è degrado anche morale, perché c'è rabbia, ci sono diciamo frustrazioni, situazioni non belle, litigi, conflitti, eccetera eccetera. E poi ecco, per quanto riguarda questo sistema economico, è un sistema economico mostruoso, perché il capitalismo, questo capitalismo sfrenato che produce iniquità sociali e una distribuzione iniqua delle risorse umane a tutti i livelli, è un capitalismo che va regolamentato nel modo più assoluto. Non si può andare avanti con questo sistema
economico e finanziario che vede da una parte il 20% delle, il 20%, ma che dico, il 2% che possiedono il 20, il 25% della ricchezza mondiale, e questi lasciano i loro capitali nelle, negli istituti finanziari che provvedono a investirli, e questi investimenti producono guadagni ingenti, infiniti, ecco, infiniti. Da una parte c'è questa ricchezza finanziaria che continua a crescere, e dall'altra parte, ecco, c'è una povertà, come può essere, ecco, in termini più accettabili, ecco, come può, non c'è proporzione quando si parla del nord e del sud, no? Il nord che continua a crescere nella nostra Italia, e il sud invece che ha meno occupazione, meno ricchezza, con tutti i problemi che conosciamo. E allora fino a poco più di un decennio fa si diceva, ma questo capitalismo, il mercato si regola da solo, no? E lasciamo, le leggi del mercato vanno da sole, sono bene così, va bene così questo mercato, no? Per poi vedere che, appunto, piano piano anche l'Italia ha preso da questo mercato, perché i nostri manager, poi i Marchionne e i vari capitani d'industria, venivano pagati 500-600 volte più dei loro operai. E per cui sembrerebbe che non ci sia un modo per superare questa situazione di squilibrio notevole. Una speranza sembrerebbe che ci sia, e nasce dalla base, da qualche miliardario che piano piano ha capito finalmente che dovrebbe utilizzare le sue ricchezze, i suoi profitti, i suoi guadagni per finalità sociali. Intorno a questi miliardari si sta formando in America un movimento di studiosi, di economisti, eccetera eccetera, ecco, proprio che stanno portando avanti questa battaglia, questa inversione di rotta, questo cambiamento di pensiero. E le responsabilità, poi ci sono anche le responsabilità dei cristiani, di noi credenti, dico, a prescindere, ecco, dalle responsabilità, perché è un argomento che interessa credenti e non credenti, e quindi dovrebbero trovare un dialogo, ecco, almeno per porre in atto provvedimenti che portino veramente a una rivoluzione dell'economia, una rivoluzione democratica, altrimenti ci sarà invece una rivoluzione veramente cruenta, ecco, perché i poveri, ecco, dico, se continuerà a crescere a dismisura questa povertà, dei poveri dovremmo veramente avere paura. Sì, c'è anche un altro tipo di povertà, arrivo subito, che è quella che magari non sembra marginale, questa forma di povertà, è quando i figli non lavorano e sono ancora a carico dei genitori, ma non soltanto quelli che non si sono sposati, anche quelli che si sono sposati, hanno famiglia e non hanno perso il lavoro, e allora devono ricorrere alla pensione dei genitori. Pensiamo ai nostri piccoli centri, questo è un discorso che riguarda tutti, i nostri piccoli centri che vivono delle pensioni degli anziani. L'unico indotto economico sono le pensioni degli anziani, perché non ci sono altri introiti, non ci sono altri soldi che entrano. Mi viene un po' difficile parlare a me così, dopo tutti questi discorsi, tutte queste cose, eccetera, eccetera. Allora, però mi è venuta una domanda che ho sempre dentro di me, adesso soprattutto si è accentuata. Io, qui, che cosa faccio
per il povero. Che cosa facciamo noi? Io mi ricollego a Suor Maria Lucia, perché dico, quando vado a lavarmi i denti spreco acqua, spreco quello. Quando vado a fare la spesa, perché mi porto via il carrello pieno e poi sto 3 ore a guardare nel frigorifero cosa c'ho, cosa non c'ho e butto la roba? Quando c'è gente che non si può permettere niente, io ci sto attenta a queste cose. Non quindi senza tante cose, ma nelle piccolissime cose. Secondo me dobbiamo stare attenti. Poi la povertà ce l'abbiamo in casa, ma in casa ci guardiamo di fianco e ce l'abbiamo qui. Chi sono? Sono come noi, solo che certe volte, vista l'ignoranza, il ceto sociale dove vivono, dove abitano, ecco, cioè, ci sono queste famiglie che da generazioni vivono nello stesso stato. Cioè, poveri perché disoccupato padre e madre, è un degrado assoluto perché l'ambiente in cui vivono non va bene. E ce li abbiamo qua, intorno. Cosa facciamo noi? Scusate. Prego. Mi viene in mente la pedagogia di Gesù, che quando risolve i problemi si preoccupa innanzitutto di ridare dignità alle persone, di rimettergli, di dargli un posto nella società, no? Quando compie miracoli, quando incontra. E quindi pensavo proprio a questo. E il problema che ti sei messa è un problema reale, cioè noi incontriamo i poveri e li aiutiamo, se vogliamo anche con una visione un po' romantica. Cerchiamo di sentirci tutti buoni nell'aiutarli, ma il povero ha bisogno anche di altro, no? Ha bisogno che si faccia qualcosa per farlo sentire persona. E quindi innanzitutto nel fare qualcosa bisogna incontrare veramente la persona, quindi sporcarsi le mani per conoscere chi si ha davanti. E poi bisogna creare tutta una serie di situazioni, e qua entra in campo la politica, ma entriamo in campo anche noi, che possono dare a quelle persone una prospettiva di miglioramento culturale, sociale, economico, perché se non si migliora la formazione, se non si creano posti di lavoro, non si esce da questo. I poveri ci saranno, ma saranno poveri che avranno sempre bisogno dell'elemosina, ed è giusto fare, ma è anche poco dignitoso per queste persone. Bisogna aiutare il povero ad uscire da quella condizione, a non sentirsi meno degli altri, ma a sentirsi esattamente come gli altri, capace di costruire il mondo insieme agli altri. Ogni povero ha una sua personalità, ha una sua storia. Ci sono quelli dignitosi che nascondono la propria situazione, si nascondono anche perché per molti è una novità, ci sono i nuovi poveri. Poi abbiamo quelli che poveri lo sono sempre stati, forse perché alle spalle non hanno avuto mai niente o nessuno, o scelte anche sbagliate della vita, della società verso di loro, li ha portati a questa forma di emarginazione. Quindi abbiamo una diversa immagine della povertà. La povertà spesse volte è classista, comunque. È classista, mi spiego. Nel senso che ci sono quelli che purtroppo per loro non riusciranno mai. Perché? Perché pensano che l'unico volto della loro vita è quello, accattonaggio. Non fare molto per uscire fuori da quelle situazioni, perché si sono molti arresi, rassegnati, e quindi pensano che quella debba essere la scelta della loro vita. Perché? Perché neanche la società ha spesso gli strumenti per poter togliere da quella situazione che ormai si è incancrenita, storicizzata. I servizi sociali che ci sono in tutte le città e nei paesi non sempre hanno gli strumenti per poter sopperire a questo. E nessuno deve pensare che
le diverse caritas cattoliche, non cattoliche, cristiane, non cristiane, abbiano tutte quelle risorse, perché molte di queste associazioni vivono di elemosine, di sostentamento a loro volta. Mancano proprio manca quella visione proprio radicale di quelle che sono, no, le famose forme di politica nei confronti della povertà, a partire dalle famiglie, perché è la famiglia che diventa indigente, e se diventa indigente la famiglia, sono indigenti i genitori, i figli e tutto quello che ne viene fuori. Ecco, questo è un altro di quegli elementi che ci deve far riflettere. Noi non abbiamo la bacchetta magica. Tu dicevi, io che cosa posso fare? Diciamo la verità, che tante volte davanti ai negozi, ai supermercati, diventiamo dei compulsivi, no? Più abbiamo e più ci sentiamo sicuri. Magari poi lasciamo scadere le cose, di questo è scaduto, insomma, no, facciamo così. Non sempre succede, oggi siamo molto attenti. È scaduto, ti mangio lo stesso. No? Ma abbiamo imparato, perché quelli mettono la scadenza perché ti vogliono incentivare a comprare di nuovo. Invece tu lo freghi, no, io ti mangio lo stesso perché, anche se sei scaduto, sei buono, perché mi convinco, sei buono lo stesso, insomma. Ecco, un po' questo è il problema. Basta un convincimento di questo genere. Benissimo, credo che stasera noi abbiamo fatto una bellissima cosa, innanzitutto perché ci siamo permessi di iniziare, non dico a sgretolare, ma a iniziare a pensare che ci sono problemi che ci riguardano tutti, li possiamo sfiorare appena, li possiamo non toccare il bersaglio, però sappiamo che ci sono e ne abbiamo discusso. La continuità quale dovrebbe essere? Quale sarà? La nostra. Quanto noi siamo capaci di portarci dentro quello che abbiamo detto e quello che abbiamo ascoltato? Perché ho sentito delle cose molto interessanti stasera, molto interessanti. E credo che questo ci debba servire, come abbiamo sentito, abbiamo sentito cose molto belle, interessanti in tutte quante questi giovedì che abbiamo trascorso insieme. Perché veramente vi rendete conto? Dare la parola, è bello. Anche se c'è sempre quella difficoltà, non so cosa dire, magari non, però si inizia. Dare la parola vuol dire potersi esprimere, poter raccontare anche quello che uno ha dentro di sé. Questo è importantissimo. Dare la parola in questo luogo, che è un luogo di preghiera, è un luogo di misericordia, è un luogo eucaristico, cioè di condivisione. Quindi non sottovalutiamo il luogo dove noi abbiamo la parola, perché la parola che abbiamo ascoltato, che stasera la centralità era, sono state le beatitudini. Credo che ce le porteremo. La cosa più bella per la nostra vita sarà quando qualcuno ci dirà: ecco, quella persona ha cercato per tutta la vita di mettere in pratica le beatitudini. Sarà l'elogio più grande che potranno fare per ognuno di noi. Ha cercato di mettere in pratica le beatitudini, ha cercato di essere lui stesso portatore di beatitudini. Questo sarà veramente decisivo. Ecco perché diventa importante per noi vivere anche queste esperienze, che possono essere di passaggio, possono essere qualitativamente così modeste o quantitativamente modeste, non ha importanza. L'importanza è che ci abbiamo creduto innanzitutto, tutti quanti, non per me o per chi ha collaborato, per voi che avete partecipato, ma crederci, che è importante, che sono cose che ci servono, ci risollevano un po' da quella paura e da quella rassegnazione che tante volte ci copre, come, no, un abito dove magari noi ci stiamo un po' stretti dentro. E noi terminiamo sempre con la preghiera, con le intenzioni.
io credo che le espressioni che ciascuno di voi stasera ha detto sono delle preghiere, soprattutto sono state delle preghiere, non erano soltanto del io penso che, no? Ma delle preghiere, delle invocazioni a Dio, alla Madonna, alle strutture politiche, sociali, tutte preghiere, perché chi bussa alla porta del politico o dei servizi caritativi sta facendo una preghiera, sta pregando che venga aiutato, no? Se noi preghiamo per la povertà, il Signore illuminerà quelli che dovrebbero aprire il proprio cuore e la propria mente a tutto questo. Credo che questo sarà davvero importante. Terminiamo con il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Prima del canto finale, poniamoci degli interrogativi a quale è necessario e urgente rispondere. Sbaglieremmo però se concludessimo puntando il dito sugli altri. Ci sono certo quelli che hanno delle responsabilità più grandi delle nostre, per la posizione in cui si trovano, ma ognuno di noi è in qualche modo coinvolto nella situazione di chi dalla vita e dalla società continua a non ricevere se non l'elemosina e l'emarginazione. Chi vuole la violenza e la guerra? Chi permette il commercio delle armi? Chi preferisce le atomiche alle scuole? Chi aizza i bianchi contro i neri? Chi traffica con la carne umana? Chi vuole lasciare nell'ignoranza milioni di analfabeti? Chi sacrifica la salute e la vita dell'uomo nelle fabbriche, nelle miniere, nelle strade? Chi obbliga i poveri a emigrare? Chi permette che il 20% dei ragazzi italiani non arrivi alla licenza media? Oltre a tutti questi interrogativi, ci deve far riflettere anche una frase di Papa Francesco, detta recentemente: l'indifferenza è un virus che contagia pericolosamente i nostri tempi, tempi nei quali siamo sempre più connessi con gli altri, ma sempre meno attenti agli altri. E ora ascoltiamo la canzone, la versione italiana, liberamente tradotta da un successo di un cantautore americano, folk, Phil Ox, che la scrisse nel 1964, ma divenne famosa cantata da Joan Baez nel 1965. È una canzone, era un inno in pratica alla unità fra tutti gli uomini. È completamente diverso il testo, quindi è stata sfruttata solamente la musica di questa canzone, perché vi leggo solo la prima frase, la traduzione della prima frase della canzone originale. Dice: mostrami una prigione, mostrami una galera, mostrami un prigioniero con la faccia impallidita, e poi c'è il ritornello che si ripete a ogni strofa, ed io ti mostrerò un ragazzo e mille motivi per cui solo per caso non ci siamo te ed io. Bene. Proprio tu.
giù nel fango, là senza amore, sotto la pioggia. Stasera avevamo una guest star, Fabrizio Sugliotti, che ci è venuto a dare una mano. Lui, bravo. Volevo ringraziare Gaetano che ci ha accompagnati in tutte queste serate. Alessandra. Tu no. Chi ha letto, soprattutto che si è prestato per leggere la parola di Dio, anche i brani, ma anche le testimonianze, sono stati momenti davvero importanti. E ringrazio tutti quanti quelli che nei vari giovedì siete venuti, quelli più assidui, quelli che magari non sono potuti venire. E per me era davvero importante fare questa proposta, anche perché significava anche non soltanto fare qualcosa di nuovo, ma, come avevo detto prima, dare la parola. È importante avere la parola, credo che dobbiamo rendercene conto in tutti i campi e gli aspetti della nostra vita. Quando qualcuno ci fa esprimere, ci fa dire qualcosa, vuol dire che ci rispetta, anzi vuol dire che ci vuole bene. Quindi questo è molto importante. Grazie, ringrazio Sergio soprattutto per le sue competenze musicali. Stasera ci ha illuminati. Silvana, tu non volevi essere nominata. No, te l'ho detto appunto. Non volevi essere nominata, l'ho detto Silvana.
Sergio ci ha illuminati soprattutto con questa bella presentazione di questa canzone. Beh, giustamente è detto quello che deve essere conosciuto da molti, vero? Tu se ti senti migliore adesso che hai sentito queste cose. Bene, grazie davvero. Ricordatevi che abbiamo una settimana impegnativa, che è la settimana santa, quindi abbiamo di tutto, ci abbiamo da domenica delle palme. Go home.